buon pomeriggio a tutti. No, ci stiamo provando, anche se il meteo porta vento, effettivamente un po' di vento c'è, ragazzi. Porta dai 30 40 km di vento e va ad aumentare. Però noi ci proviamo. Proviamo. Ci proviamo sempre, no? Siamo in un'ottima compagnia di Mimmo. Usca sa palline padre. Io mi chiedo. E niente, ragazzi, ci vediamo dopo. Un bacio. Arrivati, per il momento va bene così, proprio non c'è per vento grosso, speriamo che non alza stasera. Ora montiamo. A dopo. Che ci fai vedere? Raga, niente, ragazzi, un coccodrillo, no petone, un coccodrillo, ragazzi, guardate, un cobra, ma qua sotto muzza. A cura un cobra, ragazzi. Ma mamma mia, vai Mimmo, tu hai da dire qualche cosa? No, non cominciare, no, eh? La vedo a finire. poi tu dico, stiamo piazzando, ragazzi, stiamo piazzando nella piazza di San Francesco. Nella piazza stiamo piazzando, ne sentiamo roba. Un parecchio un passo in aria perché deve stare morto. Ci sono le cemiate. Vabbè, mica quindi le cemiate poi. Allora cammina. Ciao. Cammina. Ciao. Ragazzi, ci ho messo tutto. Mi sembrava che lo spezzava. Ma quando va? Vai, dai, levati. Si penta a sonaglio. Vai Mimmo. Non cominciare perché con te alaio. Ora mi sono sentito. Vabbè, ciao. Allora ragazzi, stiamo lanciando la prima canna. Paternoster. Allora, il braccio di sopra lo sto frotterando col muriddu dato da Roberto. Grazie Robby. Frotterino. Sotto Arenicola. Ora la lanciamo, ragazzi, a dopo. Ora lanciamo l'altra, ragazzi, mini trave, braccio dato 1,50 m, innesco di coreano e muriddu, coreano e muriddu, ragazzi, vediamo se possiamo prendere qualche bel pesciotto, dai, ci vediamo dopo. Ragazzi, ecco che Mimmo ha montato la canna di aging. Vediamo i pescioni. Ah, qua sto acceso, dai. Il vento sta un pochettino aumentando. Queste sono quelle, diciamo, buone della Molix, Yamashita. Yamashita, Molix? Molix o Yamashita. Queste sono quelle più economici. Economici. Ma ci sono qua, sono belli però. Ora vedremo in azione a Mimmo, poi trova che bella sappiolina, Mimmo, ti raccomando, no? Ma facciamo una bella paisa. Sì, però... Allora Mimmo, quella che artificiale stai mettendo ora? Che pesce? No, questo è un artificiale economico. Economico, colore? Colore tipo triglia. Colore triglia, vediamo. Ora vedremo in azione a Mimmo. Mi sposto. Quella roba.
poi già piglio posizione, ma poi. Ragazzi, ci aggiorniamo dopo, vediamo se c'è qualche pesciolino, qualche seppiotta. A me. A dopo, ragazzi. Anche perché qua so che le seppie li fa. Ciao, ciao. I pesci non mangiano, perciotti. E mangiamo un altro. Tu che stai mangiando? La frittatina. Mimma sta mangiando pure. Io mi sto mangiando un panino con prosciutto. I cani però sono fermi, ragazzi. Ci vediamo dopo. Come dai, lanciati sta canna, dai. Aspetta, ma diavo, non si può sapere mai. Bravo, compa! Compa! Bravo! Mia, bravo, compa! Che stai diventando tutto di schitoschi, oh! Se la lampadina non dovere niente! Ah. Ciao, compa! Ok, ragazzi, Mimo sta utilizzando il tembin con il sabbichi. Quanto ami sono? 4. 4 ami. Made in Japan, ragazzi. Guardate che bei ami. Niente, così così los. Ora vi faccio vedere poi l'innesco cosa metti. Arenicola, ragazzi. Ora mettiamo l'arenicola e vi facciamo vedere direttamente il sabbichi innescato nell'arenicola. Bella arenicola, ragazzi, per il momento l'arenicola non ci possiamo lamentare. Appena sono tutti completati, ragazzi, vi faccio vedere il sabbichi completato con gli inneschi. Innesco completato, ragazzi. Una fighetta di vento. Ora sta arrivando il vento. Ma no, ragazzi, qua c'è il tempi. Vi metto in descrizione direttamente che cosa serve il tempi. E chi lo fa? A dopo, ragazzi. Papà, non mi sta luce. C'è o non c'è? Non c'è la luce ozzo piatto. Com'è? Pesante? Ti sia. Dice sembra che c'è perché è pesante. Ha mangiato la Venisse? Sì. Allora. Tanto si vede, si vede, non si vede niente. La gamba a caldo. Guardate.
C'è, c'è. Però è nicariato, o no? E cos'è? Due! Due, coppiola! Aracio, ancora! Ancora! Abbassa! A quattro vediamo! A quattro devo dire! Ma... allora, appoggia la canna! Dai! Ecco perché la pesava, coppiola, due! Allora, bracciolo di sopra, ragazzi! Allora! Non è! Come che mi picchia qua? Alberto, fici quota! Allora, ora queste le liberiamo, ragazzi! Sono piccoline, le liberiamo, dai, uno e due! Dai, papà, comincia a scocciarle! E le liberi, dai! Che ci è? Lo scappotto però! Dai! Dai, dai, uno! Bacetto! Bravo! Dai, questo, dai! Dai! Vabbè! Mi marcava e agghiottò! Taglia, dai un morso qua, dai! Dai, taglialo qua! Aspetta, vediamo nonna! Tagliacca, poi ci facciamo il bracciolo nuovo. E come fa? No, io non posso tagliare. Ok, ragazzi, ho tagliato, dai. Ok, poi devi dire qualche cosa. Sempre che sei in live Palermo. Sempre rispetto per il mare, giusto? Sì, sì. Bravo. Io posso entrare? Ciao. Ma che è tutto vinto? No, sta a morire vento. E dove sei? Mi ciuscia le orecchie. Ma dove sei? Qua. Ah, qua dentro. Cucù. Cucù. Ma se mi dormendo? Ma se mi dormendo per caso? Ah, se mi dormendo. Vediamo come dormi, vediamo. Chiuditi, chiuditi. Ah, dai. Ma non sveglia da figura di pesce, dai. Ti svegliai, sta a posto? Ok. Come la si so? Perché non ce n'è stato? Ragazzo, ora ne muovo via, non ce n'è stato. Ma lo posso dire? Ragazzi, se andavo a casa, che possiamo smontare. È arrivato il vento forte, ragazzi. Sono io qua nelle canne di Mimmo che le sto tenendo. Il vento, vedete? E cominciamo a smontare, ragazzi. È arrivato il vento forte. Vento forte, ragazzi. Sono le 11. Non so se posso prendere la sedia perché direttamente si volano le canne. Allora, meglio le canne che la sedia. Il Mimo sta prendendo. Il prodotto a mare. L'ho preso, dai. L'hai preso, Mimmo? Ragazzi, dopo. Ragazzi, pescata terminata! Bene, ora è salito il vento, ragazzi, fortissimo. Infatti, come avete visto, il guadino a Mimmo gli è volato in acqua. Siamo riusciti a prendere i canne che stiamo cominciando a volare. Infatti li tenevo perché il tripode non tenevo. Stavano volando le canne, un vento impressionante, non so se si sente, ma c'è un vento impressionante, almeno 50 km ci sono. Sì, magari che fuori. 50 km 60. Niente ragazzi, ci abbiamo provato, fino alle 10:30 vento non ce n'era, si stava in pesca. Ora una mezz'oretta che c'è il vento che è impressionante. E niente ragazzi, appena finiamo i saluti, non chiudete il video che metto la pescata di ieri dei ragazzi che sono scesi e qualche pesciotto fortunatamente Ivan e Salvo l'hanno tirato. E niente, vorrei fare un saluto in particolare intanto a tutto il gruppo, poi ad Alberto che oggi ha subito un intervento al naso ed è chirilolura. Auguri, un bacio Alberto. Poi voglio fare anche un saluto alla mia ragazza che giovedì, amore mio, ha un'estrazione della mola e anche lei, vita mia, avrò un pochettino di camorria. E ti mando un bacio. Un bacio. E un bacio in generale a tutto il gruppo Surfcasting Live Palermo che sta crescendo. E sta crescendo. Ragazzi, non vi dimenticate di iscrivervi e la campanellina. Non chiudete il video che a seguire ci saranno le catture dei nostri amici. Un buona bacio. Buona nottata.
Ragazzi, e finalmente si scappotta mio cugino Ivan. Una bella aiola. Bella bella, dai. A dopo, ragazzi. Ragazzi, pesce per Salvo, ragazzi. Fai luce, Salvo. Fai luce. Nel coppo, ragazzi. Cos'è, Salvo? Un'aioletta. Un'aiola? Bella. Bella, ragazzi. E anche Salvo finalmente scappotta. Con un bel pesce. Bella, falla vedere, Salvo, falla vedere. Vediamo di che si tratta. Bella aiolone, ragazzi. Poche ma buone, ragazzi. Con che cosa, Salvo? Con l'americano. Con l'americano? Sì. Bravo, Salvo. Bella aiola. Questa è la seconda della serata, ragazzi. Finalmente è scappotta anch'io. È scappotta anche Salvo, sì, ragazzi. Saluta, Totò, saluta. Ciao, ragazzi, a dopo. Vediamo di che si tratta. Bracciolo lungo, aiola, aiola, ragazzi. Aiola. Cioè, si innacchiano un braccio. Ah, perché era in quella di sopra. Altra aioletta, ragazzi. Media taglia, media taglia. Ragazzi, allora, questa sera noi abbiamo impostato la pescata con una canna con doppio amo, dove sotto abbiamo messo forzatamente l'arenicola e sopra abbiamo messo il coreano. Nell'altra abbiamo fatto invece un mini trave con un bracciolo da 1,5 m dove abbiamo messo l'americano. Ora andiamo da Salvo, vediamo come Salvo ha impostato la sua pescata. Salvo, buonasera, Salvo. Intanto auguri di buon compleanno ancora. Non so se te l'avevo fatti prima. Salvo, dici come hai impostato la pescata questa sera. Una mini trave. Mini trave? Uh-huh. Con che cosa? Americano, poi? È una paternostra. Uh-huh. E tutte e due arenicole. Con tutte e due arenicole. Ok, sempre ottimisti, ragazzi, e non dimenticate Surf Live, Surf Casting. E capita, il bello della diretta, ragazzi. Surf Casting Live Palermo, campanellina. Dimenticato, vero Salvo? E il pollice all'insù. Pollicino. Pollicino. A dopo, ragazzi. Ragazzi, buonasera, pescata terminata! E allora, niente, oramai siamo volti a termine questa pescata. Due aiole sono uscite, come potete vedere dal video, e qualche altra più piccolina, e basta. Hanno mangiato per le prime 2 ore dal buio fino ad arrivare alle proprio 10, poi non si è vista più neanche una tocca completamente. Un bel pesce all'inizio, tu l'hai perso? Ho perso anche un pesce all'inizio che purtroppo non ho potuto fare il video proprio perché eravamo in due, bisognava incopparlo, ma proprio l'abbiamo visto specchiare, ma è andato via, peccato. Ci rifaremo un'altra volta con questo, lo troveremo più grande la prossima volta. E niente, ora volevamo salutare a tutto il gruppo Surf Casting Live Palermo. Un saluto speciale allo zio Pietro, number one. Eh sì, zio Pietro, il divertimento del gruppo, lui è, solo lui ci può far ridere. E volevo anche salutare Coccolino, che mi pensa sempre durante le pescate e mi porta pure a tasso. Un pigliavo che niente quando mi chiamassi Giuseppe. Niente, scherzo ragazzi. E niente, dai, una buona serata, anzi una buona nottata a tutti. Seguiteci sempre sul canale, cliccate la campanellina, vi iscrivete, ma non perché vogliamo più iscritti, soltanto perché vi divertite seguendoci. Ragazzi, una buona serata ancora, alla prossima pescata.